Nuovo presidio in Piazza dell'Aquila per i sostenitori di Mauro Guerra, il veterinario di Sant'Antonio. Ai piedi del municipio, alcuni iscritti al gruppo Facebook "Io sto con Mauro Guerra, l'amico degli animali", sono tornati per chiedere verità e giustizia per il veterinario. La loro protesta è in contemporanea con l'udienza di oggi in tribunale a Ravenna, dove il veterinario Guerra è chiamato a rispondere di diversi reati per maltrattamenti e uccisioni di animali e per evasione fiscale. Oggi presente al presidio anche l'avvocato Giuliano Lelimani, che rappresenta il gruppo Facebook "Noi siamo con Mauro Guerra". La loro richiesta continua ad essere l'apertura dell'ambulatorio. Un'altra manifestazione perché in occasione dell'udienza odierna davanti al Tribunale per il procedimento penale contro il nostro doc Mauro Guerra, noi approfittiamo della location in cui manifestiamo per chiedere nuovamente al sindaco, ed è questo il nostro obiettivo, perché ovviamente del processo si occuperanno gli avvocati del dottor Mauro Guerra. E dicevo, ne approfittiamo perché siamo in una piazza sotto la sede del comune e quindi, essendo sotto la sede del comune, chiediamo un incontro al sindaco del comune di Ravenna. Io, fra l'altro, già in passato ho fatto ben 4 richieste al sindaco del comune di Ravenna e sono sempre stato purtroppo ignorato. E chiedevo appunto che una delegazione del gruppo Facebook "Io sto con Mauro Guerra" possa eventualmente incontrare il sindaco per farlo ragionare sulla possibilità di concedere l'autorizzazione all'apertura dell'ambulatorio. Perciò la vostra richiesta attuale rimane l'apertura del laboratorio? Assolutamente sì, perché chiaramente l'altro ambulatorio è sottoposto a sequestro, però questo ha tutte le caratteristiche, ha tutti i requisiti per poter essere aperto. Quindi noi insistiamo a che il comune faccia il comune e quindi si occupi di quello che deve fare per concedere l'autorizzazione, perché ripetiamo, ci sono tutti i requisiti e quindi non capiamo la ragione per cui non possa essere aperto.